Allora, finiamo questo esercizio, ci manca pochissimo. Eravamo rimasti qua, che funziona il programma se metto un codice non valido. Se invece metto un codice valido non sa che cosa farsene ed è genera un'eccezione. Perché? Perché manca, perché il controller chiama un metodo DAO.listStudente by codeins, ma questo metodo non l'abbiamo ancora implementato. E quindi, vedete che fa un return null, poi c'è da stupirsi che su quel null scatti poi un'eccezione. Allora, cosa dobbiamo fare qua dentro? Dato il codice di insegnamento, ottenere tutti gli studenti. Ma tutti i metodi di tutti i DAO si somigliano tutti. Scusate l'abuso della parola tutti. Perché devono sempre fare la stessa cosa, aprire una connessione, fare una query e poi fare qualcosa con il risultato di quella query. Ciò che cambia, che li qualifica, è quale query faccio e poi sono gli oggetti che maneggio. Allora, quale query faccio per ottenere tutti gli studenti che corrispondono a un determinato codice di insegnamento? Andiamo su studente. Nella tabella studente ce l'ho l'informazione? No, ho solo gli studenti. Dovrò andare a prendere la tabella di iscrizione che per un determinato codice mi dà l'elenco degli studenti. E poi facendo una join con la tabella studente vado a pescare i dati di questo signore. Quindi devo fare un select, che cosa? Beh, i dati dello studente. Select con la T. From, qui mi serve fare una join tra due tabelle, la tabella iscrizione, la tabella studente. Where, condizione di join, condizione di join è che iscrizione punto matricola sia uguale a studente punto matricola. Condizione di filtro, non mi interessano tutti gli studenti di tutti i corsi, mi interessano quelli del corso che ha un certo codice. Quindi iscrizione.codeins è uguale a questo qui. Order by, facciamoli vedere in ordine alfabetico, cognome, nome. Cognome crescente, nome crescente. Proviamo a vedere. Ah, si arrabbia perché la colonna matricola è ambigua, sì, perché potrebbe essere iscrizione.matricola o studente.matricola. Noi mettiamo studente. Sono uguali perché tanto l'ho messo poi in join, però sapete com'è il database. È un po' picchino, più pignolo. Con nome a cognome. Eccoli qua. Tutti gli studenti iscritti al corso 02 ANYPC. Ah, sta roba qua. Normalmente il tipo di interrogazioni che si fanno qua, che c'è bisogno di fare generate da un software, sono più semplici rispetto a quelle che facevate nel corso di base di dati, dove sono quindi anni date, cose del genere. Però le join di solito ci sono. Quindi, sempre, prima di scrivere il metodo del DAO, devo essere sicuro che quell'operazione la so fare o la so far fare al database. Ok, a questo punto, copia questa roba qui, e la metto qui dentro, beh, devo lavorare un pochino con la formattazione, perché l'ho messa che andava a capo, ma chiuse virgolette, più, aperte virgolette, chiuse virgolette, più, aperte virgolette. La ricompongo in Java, ci vuole un attimino, poi qua dove c'era A, N, Y ci metto il punto interrogativo perché è il parametro della mia query e viene fuori una cosa di questo genere.
se non ho fatto errore di copia e incolla, è la stessa di prima. Fate attenzione, quando spezzate una stringa su più righe, lasciare sempre uno spazio qua, al fondo. Perché sennò va a capo, quindi tu a occhio lo vedi spaziato, ma in realtà se non c'è lo spazio, dopo la E di studente viene immediatamente la W di where. Studente where non è una parola che piace al database. Mi ha accorgetto al primo run. Quindi quando fate copia e incolla, chiudete le virgolette, ricordate sempre di mettere uno spazio alla fine di ogni riga. Oppure mettete tutto su un'unica riga, per carità, però diventa illeggibile e instampabile. Ok, questa qua è solo la stringa che dobbiamo... è la query un pelino più complicata dell'altra, per carità, che dobbiamo eseguire. Questa query mi dà l'elenco di tutte le matricole. Allora, ma poi il resto dello scheletro è lo stesso. Io posso quasi fare copia e incolla e poi adatto, perché preparo, faccio una connessione. Prepare statement, che è questo qui, in questo caso ho un parametro solo, che è il codice di insegnamento, è un caso, è che sia uguale, ma alla fine, però i passaggi logici sono sempre gli stessi. Fai la connessione, definisci la query, definisci i parametri, crea lo statement, esegui lo statement e analizza il result set. Le maggiori differenze ovviamente ci sono nella parte di analisi del result set, insomma. Quindi nel traduttore valido o non valido non c'entra più niente qua. Allora, cosa devo fare quando eseguo questa query? Devo memorizzare i risultati che arrivano dal database in una lista di studenti. Perché è questo che devo restituire. Quindi una volta che ho eseguito la query, che è andata tutto bene, definisco una mia lista di studenti, fatemela chiamare così, new, mi va bene un array list probabilmente, o una linked list, quello che volevo, insomma. Devo istituire un oggetto di tipo list. E dentro questo oggetto di tipo lista ci devo mettere le righe che arrivano via via dall'esecuzione di quella query verso il database. Alla fine ritornerò questa lista. Quindi il lavoro di analizzare i risultati della query significa prendere una riga per volta e metterla dentro quella lista. E lo schema che si usa è quasi sempre lo stesso. Esaminiamo, iteriamo sul result set, while rs.next, quindi andiamo avanti col cursore partendo dall'inizio una riga alla volta, per ogni riga creo un nuovo studente, e lo inizializzo col costruttore. Il costruttore di studente richiedeva 4 campi, se vi ricordate, erano dunque matricola, cognome, nome, corso di studi, e questi qui per fortuna corrispondono esattamente ai campi matricola, cognome, nome, corso di studi della query. Ho fatto a caso qui. Quindi il primo campo è una matricola. Come ottengo la matricola? Andando a prendere la prima colonna della riga corrente. ResultSet.getInt, la prima colonna la prendo sotto forma di intero e si chiama matricola. La seconda colonna la prendo sotto forma di stringa e si chiama cognome. Il terzo parametro del costruttore è il valore della terza colonna, la prendo dalla sottoforma di stringa, dalla colonna che si chiama nome. L'ultima colonna è il corso di studi, che prendo sotto forma di stringa, dalla colonna che si chiama CDS. Meglio di
Quindi il result set ha un cursore che faccio andare avanti una riga per volta. Ogni volta che sono su una riga, prendo i quattro campi, le quattro colonne di quella riga, le estraggo con getInt, getString, eccetera, e li uso come parametri per costruire un nuovo oggetto di tipo studente. Questo oggetto di tipo studente, una volta che ce l'ho, lo aggiungo alla collection. Avevo la lista di studenti, lo studente che ho appena creato, studenti puntuato, lo aggiungo in coda a quelli che ho visto finora. Add perché è una lista, forse una S sarebbe put, quello che volete. Dipende da dove lo metto. In questa riga qui c'è tutto il cambio di paradigma da database, query, JDBC a oggetti e collection. Da questo momento in avanti ragioniamo con una collection. Il cliente di questi metodi, cioè chi chiama questo metodo, non deve più sapere nulla di JDBC, di colonne, di query e cose varie. Ma gli ha passato una stringa che è un codice e gli arriva una collection di studenti. Cos'altro non vuoi? Return of type of list student. Non lo fa, perché ci sono dei casi in cui non lo fa, allora qui lo facciamo. Ok. Allora, questo schema qui copre l'80% dei metodi del DAO, quelli che devono andare a interrogare. Ho una query, mi restituisce un numero variabile di risultati, questi risultati li voglio restituire sotto forma di collection. Creo degli oggetti, li metto in una collection, restituisco la collection stessa. Collection che il controller, nel nostro caso, un millisecondo dopo ha memorizzato in questo elenco e si appresta immediatamente a iterare su questo elenco per creare la risposta. Vediamo un po', siamo d'accordo anche noi. Allora, diciamo, un codice sbagliato mi dice codice non valido, il codice giusto, che me lo sono perso, dalla clipboard, questo qui, a cui siamo affezionati, stavolta mi ha generato nomi e cognomi in ordine alfabetico, anzi, cognomi e nomi in ordine alfabetico di quegli studenti lì, che guarda caso sono gli stessi che abbiamo visto in modo interattivo, per fortuna. Quindi finora abbiamo visto due metodi diversi del DAO, un metodo di controllo, controlla se una cosa c'è, controlla se la password per questo utente è corretta, controlla se quell'oggetto è ancora valido perché la sua data è nel range giusto. Cioè, metodi che alla fine restituiscono un booleano vero o falso. Adesso fai una query e vai a vedere l'unica riga di risultato che c'è, se c'è. E invece un altro metodo di interrogazione vera e propria. Ritorna un elenco di tutti gli elementi di un certo tipo, studente, che corrispondono a un certo criterio. In questo caso sono iscritti ad almeno un corso che abbia quel codice di insegnamento. Poi possono essere iscritti ad altri corsi, va bene, ma mi interessa quello. Ok? Questo conclude il punto 1.
dell'esercizio. Facciamo tutto ciò che ci hanno chiesto? Cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto. L'utente dovrà inserire il codice di un corso attraverso una casella di testo e il programma dovrà mostrare l'elenco di tutti gli studenti iscritti a tale corso. Lo fa. Lo fa, e anche se l'utente cerca di inserire dati errati, perché se non si riesce nulla, mi dice sempre codice non valido, se c'è qualcosa, codice non valido, se c'è un codice valido, mi mette, sì, di no. Quindi, c'è banca. Non siamo riusciti a farlo piantare, poi c'è un'eccezione. Quindi siamo contenti. Dubbi, discussioni su questo prima di passare al 2? Allora, congeliamo questo progetto e passiamo all'esercizio 2 su un progetto diverso, ovviamente copiando qua e andando a cercarlo, ripartiamo da zero. Quindi scritto esercizio 1, lasciamolo così, faccio copia e incolla, CTRL C, CTRL V e lo chiamo iscritti esercizio 2. E da qui in avanti lavoriamo dentro l'esercizio 2, così questo qua che funzionava, faceva, risolveva l'esercizio 1. Allora, il 2 cosa dice? In realtà è una variante minore, ma ci permette di fare un ragionamento che ci fa salire un pochino di complessità. Il ragionamento è, in tutto questo schema, dove va a finire il modello? Perché se andiamo a osservare la soluzione che abbiamo fatto in esercizio 1, non c'è nessuna classe di modello, non c'è un model. Ci sono dei bin usa e getta. Usa e getta perché anche quella collection con tutti gli studenti, dopo che il controller l'ha visualizzata, la butta via. Quindi non c'è un vero modello che contenga lo stato del sistema e delle informazioni che sopravvivono, che rimangono. Questo modello comincia a essere necessario nell'esercizio 2, quindi ho messo un gradino di piccolo di difficoltà in più. La difficoltà l'ho nascosta dietro questa tendina, che ha molto più senso, perché chi è che si ricorda i codici a memoria? Allora, un pochino più utile questo, in cui l'utente dovrà selezionare il codice di un corso, come prima, ma prima lo deve inserire in una casella di testo. Nel 2 deve selezionarlo attraverso un menu tendina. E il programma dovrà mostrare l'elenco di tutti gli studenti iscritti al corso. Quindi fa la stessa cosa. Cambia solo il modo in cui l'utente inserisce quel dato. Il fatto è che quella tendina qualcuno la deve riempire. Allora, il problema sarà lì. E non la riempio in modo statico. Non so a priori quali sono i valori. Quindi non li posso mettere nell'FXML. Li devo riempire in modo dinamico. Vabbè, allora andiamo un po' per volta. Quindi questo secondo passo ha due scopi. Uno è ragionare sul modello, perché a questo punto dovremo sapere qual è l'elenco dei corsi, averlo. Due, imparare a giocare un po' meglio con le choice box. Per fare una choice box di questo genere. Allora, da dove partiamo? Partiamo dall'interfaccia, come prima. Quindi riapriamo, chiudiamo quell'altro di prima, se no poi non sappiamo più cosa stiamo toccando. E apriamo iscritti 2, fxml, dove devo buttare via sta roba qua, codice corso e anche la casella di testo. Eh sì, la devo cancellare, mi dispiace per te. E ci devo aggiungere una choice box. Qua davanti. Poi lui la mette dietro, ma poi lo riesco a spostare, dai. Ok. Choice box che, dunque, facciamola un pochino più larga. Questa volta gli metto un valore, perché altrimenti lei parte, poiché parte vuota,
perché nell'FXML non so, non c'è nulla di donna larghezza. E direi basta a livello di interfaccia. Ovviamente dovrò dare a questa choice box un nome, un FXID, chiamiamola box corso. Cioè l'informazione sul corso derivante dalla choice box. Non tocco altro, ma ovviamente dovrò toccare il controller. Perché devo cancellare dal controller i riferimenti al txt corso e mettere invece i riferimenti a box corso. Perché essenzialmente è un oggetto di tipo diverso. Basta andare a vederlo qua. Controller. Il txt corso lo buttiamo via. E il box corso lo aggiungiamo. Choice box non la trovo, ma devo semplicemente importare il package. Allora, a livello di Java, la choice box che cos'è? È rappresentata attraverso un oggetto parametrico. Il controller, l'FXML, non sa che cosa ci sarà lì dentro quella tendina. Finora abbiamo lavorato con delle tendine dentro le quali mettevamo delle stringhe. Giusto? In questo caso, stiamo salendo di livello. Che cosa contiene la tendina? String? Sì, se vogliamo. Ma di più, contiene corso. La tendina, vediamocela come una qualcosa che contiene una collection. E io qui non sono obbligato ad avere una collection di stringhe, ma posso anche avere una collection di oggetti. In modo che quando poi l'utente seleziona una voce, io non ho più il problema di dire, ma questa voce qua che c'è scritto Pippo, a quale oggetto corrisponde, devo andarlo a cercare. No, mi dà già l'oggetto che è selezionato. Quindi l'utente che seleziona voci, seleziona stringhe, in realtà sta selezionando oggetti. E mi risparmio un bel po' di lavoro. Per cui anche qua questa tendina, possiamo dire, questa tendina serve per selezionare tra oggetti di tipo corso. Parametrizziamola con un oggetto di alto livello, un bin. Allora, importiamolo e va bene. Quindi diventerà facile per il controller, dove doCerca continua a essere valido, e non fa più il lavoro di andare a prendere il codice di inserimento come testo e validare, vedere se è valido, eccetera, eccetera. È tutto lavoro in meno, nel senso che il controller potrà benissimo dire, cara choice box, corso, diciamo, C, cioè il corso selezionato dall'utente, CRS, poi ci ricordiamo che è corso, C è troppo generico. Come lo ottengo? Dalla choice box, prendendo l'oggetto attualmente selezionato. Quindi get selection, ricordate che dalle choice box devo sempre passare attraverso il selection model. La choice box è un oggetto versatile che all'interno delle classi, diciamo, dei controlli JavaFX, uno può costruire degli elenchi in cui posso selezionare solo una voce o più di una voce, eccetera, eccetera. Quindi a un oggetto di questo genere è associato un selection model che ti dà le regole di compatibilità della selezione. E il selection model che sa se in quello specifico controllo puoi selezionare una voce sola oppure puoi selezionare più di una e quindi ti dà dei metodi diversi per accedere. Quindi il box solamente la parte visuale, interattiva, ma poi il selection model che fa il lavoro. Quindi per sapere qual è la voce selezionata devo chiedere al selection model che cosa? Dammi selected item. Io mi può dare due cose, il selected item oppure il selected index. Selected index è un numero, 1, 2, 3, 4, hai selezionato l'ottava voce, 8. Poi sono tutti fatti miei sapere qual era l'ottava voce. Oppure mi restituisce il selected item, già l'oggetto corrispondente selezionato. E andate a vedere che è già un oggetto di tipo corso. Come fa a sapere il selection model che mi deve restituire un oggetto di tipo corso? Ma perché io ho dichiarato la choice box
parametrizzata con corso. E quindi questo generic si è propagato dentro fino al section model associato, eccetera, eccetera. E quindi section model mi dà già l'oggetto corso che mi serve. Get item. L'oggetto corso, che tra l'altro, se l'ho messo lì dentro, per sua natura corrisponde a un corso che esiste. Quindi tutto il problema di dire ma esisterà o non esisterà, il codice è giusto o non è giusto, me ne lavo le mani. Se lì nella tendina ce l'ho messo io, se ce l'ho messo io, adesso poi dovremo farlo, avrò fatto in modo di mettere solo quelli che esistono. Quindi qua ho già l'oggetto di tipo corso, non me ne frega niente il del testo, e poi farò semplicemente il check codice di inserimento, non mi serve più, ma perché non può essere sbagliato. Il lavoro che dovrò fare è solamente più questo, l'analogo di questo. List student by codings, dove prendo cosa? crs.getCodings. Il codice di inserimento qual è? Il codice di insegnamento qual è? È quello dell'oggetto corso che l'utente ha selezionato. Qui lavoro per oggetti e non più per stringhe. Anzi, mi viene tanta voglia di modificare questo metodo, di fare un overloading di questo metodo in modo da permettere di accettare direttamente un parametro di tipo corso e non più di tipo string. Mi viene tanta voglia di farlo, no? In modo da riuscire il più possibile. Cioè, ogni riga di codice che scriviamo, che non dipende dal fatto che dentro quell'oggetto, dentro quel bin, ci sia un certo campo che si chiama in quel modo, è una riga di codice che ha una vita più lunga di quella che faremmo conoscendo che c'è un campo che si chiama esattamente codings. Ok, questo sarebbe tutto. Nel senso che il problema del codice non valido non esiste più. Come fa a esserci un codice non valido se il codice è stato scelto da una tendina che ho preparato io? Quindi rimane tutto più semplice. Siamo riusciti a salire di livello, a lavorare non con stringhe ma con oggetti. Chiaro che adesso il prezzo lo dobbiamo pagare, perché quella tendina dobbiamo riempirla. Come e chi? Allora, ne approfittiamo per fare un po' di ragionamento sulla struttura delle classi. Nel senso che a un certo punto, vabbè, finora questo risultato l'ho preso, l'ho usato, l'ho visualizzato, l'ho buttato via. E quindi dicevamo nel punto 1, nell'esercizio 1, non abbiamo avuto bisogno di un modello, di un punto in cui ci fossero gestite le informazioni, tutte le informazioni del progetto. In realtà qui comincia a essere utile, nel senso che dovendo popolare quella tendina, qui, a priori di tutto il programma deve conoscere l'elenco dei corsi. Non in modo usa e getta, deve saperlo, gestirlo, deve lì, tutte le volte che apro quella tendina quell'elenco salta fuori. Quindi, in aggiunta a quello che facciamo col pattern DAO, in cui ho una classe DAO che fa le query e mi restituisce questi risultati di queste query sotto forma di bin, di transfer object, abbiamo chiamato. E transfer object ha una parola transfer dentro, servono per spostare il dato da qui a lì, e poi muoiono. Qui in realtà abbiamo bisogno di qualcosa in più. Abbiamo bisogno di un modello che ci permetta di ricordare alcune informazioni o ottenute dal database, o ottenute dall'utente, insomma, informazioni di cui l'applicazione ha bisogno, ricordarle e gestirle. Ad esempio, ho bisogno di una classe modello che contenga dentro l'elenco dei corsi, in modo che quando mi serve lo posso leggere, senza dover fare una query ogni volta. Ma anche perché la query, quando l'utente schiaccia sul bottoncino della tendina, non è che parte una query da solo. Deve essere una collection che contiene quegli elementi, che passerò alla tendina dicendo guarda, le righe sono queste. Poi vediamo come si fa. Allora, abbiamo bisogno di aggiungere una classe di modello, ma questo lo sapevamo già fare prima che cominciassimo tutto il discorso del database.
Creiamo una classe model a parte che all'interno contiene tipicamente delle collection e diamo al controller un riferimento al model in modo che ogni volta che il controller ha bisogno di quei dati li va a chiedere al modello e li usa. Ciò che ci rimane da capire, da ragionare è: ma che relazione c'è a questo punto tra questi tre signori che sono il controller, il modello e i DAO? Detto in altri termini, chi chiama i metodi del DAO? Il controller o il modello? Adesso l'abbiamo chiamato, il DAO l'abbiamo chiamato dal controller. Perché non avevamo un modello. Fine. Avendo un modello, la catena qual è? Il controller chiama il DAO e poi passa i risultati al modello? Oppure il controller chiama il modello che a sua volta interroga il database e si tiene lui i risultati. Cioè noi dobbiamo fare in modo che venga all'attivazione del programma interrogato il database per conoscere l'elenco dei corsi. Questo elenco dei corsi deve essere memorizzato dentro un modello. Allora, le possibilità che abbiamo sono due. Possibilità 1, il controller chiama il DAO. Cosa fa? Il controller quando parte chiama il DAO, dice: caro DAO, dammi l'elenco dei corsi, lui lo fa, e poi il controller stesso dice al modello: caro modello, questo è l'elenco dei corsi, prendi e memorizzalo. Seconda possibilità, il DAO viene chiamato dal modello. Come funziona in questo caso? In questo caso il programma parte, il controller chiede al modello: caro modello, dammi l'elenco dei corsi. E il modello dice: cacchio, non lo so, chiedo al DAO, DAO dammi l'elenco dei corsi. Il DAO lo restituisce, dice memorizza e lo restituisce al controller. E poi se lo tiene. Sembrano molto simili, perché stiamo parlando in realtà di quattro istruzioni in corso. Ma la seconda scelta è quella che è più lungimirante. Perché permette, tra l'altro, al controller di non sapere neanche quando è che un dato è già noto al modello e quando invece un dato deve essere interrogato sul database. In qualche modo noi diamo un ruolo in più al modello. Prima di conoscere il database, per noi il modello era quello che conteneva lo stato dell'applicazione. Adesso estendiamo il ruolo del modello, diciamo che questo modello è, diciamo così, l'interfaccia verso tutto ciò che sono dati, tutto ciò che sono informazioni. Quindi informazione che ha lui, che gli ho dato, informazione che lui reperisce da un database. E quindi l'unico, diciamo così, che ha diritto di parlare direttamente col database diventa il mio modello. Ogni volta che ho bisogno di un dato non lo chiedo al DB, che poi magari nel frattempo è cambiato, che poi magari quel dato non è neanche sul DB, o che magari l'ho chiesto un millisecondo fa e devo di nuovo rifare una query. No. Chiediamo al modello. Chi implementa il modello è responsabile di decidere quali dati memorizzarsi, quali dati richiedere ogni volta, di seguire le evoluzioni della struttura del database e così. E disaccoppiamo, togliamo, che è brutto da vedere, questi import qui del DAO dal controller. Dice: ma cosa c'entra l'accesso a un database da un controller che si deve occupare dell'interfaccia utente? C'è un altro vantaggio nel rendere il modello come cliente del DAO e non il controller. Che se un domani voi volete smontare JavaFX e avete una tecnologia nuova per fare interfacce, il modo, la tua logica del programma la conosce il modello. È tutta lì, come si gestiscono i dati. E il controller veramente gestisce solamente più l'interfaccia. Prendo il dato, lo visualizzo, lo mostro, lo formatto. Cambia tecnologia, voglio fare un'applicazione che è su Android, cambia tutto, sempre Java. E allora il modello rimane. E è lui che sa leggere i dati. Il controller lo butto via e lo rifaccio da zero con una tecnologia diversa. Quindi, proviamo a ragionare in quest'ottica qui. Controller, quando ho bisogno di dati in lettura e scrittura, parla col modello. Quando lo ritiene opportuno o necessario, il modello parla col database, ovviamente attraverso il DAO.
Quindi il controller conosce il modello non conosce il modello conosce i DAO non conoscono il modello, il DAO conosce il database, ma nessun altro lo conosce. Questa è un po' la catena. Poi provo a fare un diagramma delle classi in bella, non ho pensato di farlo prima. Allora, proviamo ad organizzare il codice in questo modo. Qui ci serve una classe modello, abbiamo detto, ho detto e voi non mi avete smentito, mettiamola qua e chiamiamolo iscritti model. Via. Dove a questo punto ci chiediamo, cara classe iscritti model, quali sono le informazioni che tu devi memorizzare? Beh, sicuramente l'elenco dei corsi. Perché tutto questo qua è nato dalla necessità di popolare quella tendina. Ricordiamocelo sempre. C'era questa tendina e abbiamo detto, ok, prima di partire, come prima cosa che deve fare il programma, prima ancora di partire, devo popolare quella tendina. In realtà altre informazioni permanenti per il momento non ci servono. L'elenco di tutti gli studenti ci serve, ma mi sembra di no al momento. Ah, siamo sempre a tempo da aggiungere. Tanto l'information hiding, cioè il fatto di separare bene le informazioni, fa sì che sia molto facile aggiungere qualcosa in una classe senza dover toccare nulla di tutto il resto. E a questo punto, chi è il cliente del modello? Il controller. Di che cosa può avere bisogno il controller? Il controller a questo punto ha bisogno di due cose dal modello. Che gli dia l'elenco dei corsi. Perché? Ma perché gli serve per popolare la tendina. E poi anche che gli dia, che io, diciamo, gli faccia l'interrogazione sugli studenti, ma quello lo vediamo dopo. Perché tanto in realtà ce l'abbiamo già una soluzione che non ci piace perché coinvolge il DAO direttamente nel controller, ma ce l'abbiamo già. Quindi, concentriamoci sull'elenco dei corsi. Allora, cosa devo fare? Cosa devo offrire il modello? Devo offrire un metodo pubblico, list corso, get corsi. No? Cioè chiunque deve poter chiedere al modello dimmi quali sono i corsi possibili. A questo punto non è un semplice getter questo. Io non posso fare return this.corsi. Sintatticamente risponde, ma è null quella roba lì, perché nessuno l'ha mai popolata. A un certo punto dovrò chiamare un metodo del DAO che dice, senti, dammi l'elenco dei corsi, dammi, e io lo metto lì. Quindi facciamo il metodo del DAO. Serve un metodo, così come c'è list studente, e aggiungiamo un metodo che mi dà l'elenco dei corsi. Public list corso, list corsi. Senza parametri perché li voglio tutti i corsi, no? Questo metodo qua è uguale a quello precedente, cambia forse due virgole. Qui avevo l'elenco degli studenti, qui invece è un elenco di corsi. Faccio copia e incolla, ovviamente la query cambia. Anzi, sarà molto più semplice, perché devo semplicemente avere l'elenco dei corsi. Quindi, codins, crediti, nome, PD. From corso. Così. Basta. Senza parametri.
voglio ordinarli, mettiamo in ordine alfabetico, dai, order by. E li ho. Questa è la query, molto più semplice. Quindi, list corsi, una query molto più semplice. Appunto, la metto su una riga sola, dai. Ci sta. Non ha parametri questa query, non ha dei punti interrogativi, quindi non devo impostare dei parametri. E ovviamente il risultato che deve generare non è una lista di studenti, ma una lista di corsi. E quando analizzo il result set dovrò costruire nuovi oggetti, non di tipo studente ovviamente, ma di tipo corso. Chiamiamolo C. E il corso ha quei parametri lì, rs.getStringCodings, virgola, sto guardando questa qua sopra, la sto copiando da sopra, rs.getIntCrediti. Posso permettermi di copiare da sopra perché ho fatto attenzione ad avere i metodi del costruttore nello stesso ordine in cui sono le colonne del database, altrimenti dovrei rimescolare. Virgola, rs.get c'è il nome, string nome, rs.getInt, pd, punto e virgola. Corso. Corsi.ato C. Return corsi. Cioè, piccoli ritocchi perché ovviamente dobbiamo restituire gli oggetti diversi. Lo scheletro è lo stesso. Allora, questo qua è il metodo del DAO che mi dà l'elenco completo dei corsi. Quindi, in realtà, il mio getCorsi potrebbe fare una cosa di questo genere. Iscrizioni DAO, iscritti DAO. dis.corsi uguale DAO.list, non dato, DAO, list corsi. Cioè, quando chiamo getCorsi, faccio la query e ti restituisco il risultato della query. Oppure posso essere un pochino più furbo. Dire, ma allora, in realtà può darsi che questo elenco di corsi l'abbia già fatta la query. Quindi solamente se non ce l'ho ancora, allora faccio la query. Vedete questo metodo? La prima volta che lo chiamo vede corsi uguale null, quindi chiama il DAO per fare la query. Ma poi se lo salva il risultato. La seconda volta che chiamo questo metodo, dis.corsi non è più null e quindi mi restituisce l'elenco che aveva già da prima. Ad esempio. Oppure potrei dire, no, ma la query la faccio nel costruttore del modello. E poi, perché mi serve all'inizio, lo faccio direttamente nel costruttore e poi a questo punto getCorsi è semplicemente un getter di un risultato che è stato già calcolato a livello di costruzione, al momento della costruzione dell'oggetto. Qui posso ragionarci su queste cose, perché sono qui dentro il modello, ho solo quello da fare. Il mio pensiero è fornire questa informazione nel modo più efficiente possibile, usando i metodi che il DAO mi mette a disposizione. Questo ragionamento nel controller già non riesco più a farlo.
perché non so più quando, come, dove, chi chiama cosa, quando. Il controller purtroppo lavora quando qualcuno fa qualcosa, quando ci sono gli eventi che lo generano. Ok. Quindi questo ce l'abbiamo. A questo punto, cosa deve fare il controller? Beh, il controller può semplicemente usare questo elenco di corsi per popolare l'utente. Ovviamente dobbiamo fare in modo che il controller veda il modello, perché lui non ce l'ha un'istanza, un riferimento al modello. Per farlo, ricordiamoci, dobbiamo agire nel main, perché il main crea il modello e lo passa al controller. Questa è un'operazione che avevamo già fatto, che presupponeva di spezzare l'fsxml loader la creazione del loader dall'operazione di load vera e propria. Una cosa da nulla. Sì. Cos'è che non ti piace ancora? Punto e virgola. E poi avevamo detto, mi serve un riferimento al controller, quindi iscritti controller, controller uguale loader.getController, e poi abbiamo, possiamo creare un modello, e infine dire al controller questo è il tuo modello. Questo l'avevamo già fatto l'altra volta. Il metodo setModel va implementato nel controller. Essenzialmente si salva un riferimento al modello appena creato. Ovviamente questo riferimento va anche creato, aggiungi un campo là sopra, qua. Adesso che ho il modello, posso chiedergli qual è l'elenco dei corsi. Quindi list.corsi, scusate, list di corsi, corso, uguale model.getCorsi. E questo elenco di corsi lo posso usare per impostare i campi della tendina. Quindi, box corsi, la choice box ha una proprietà che si chiama items, che sono gli elementi in esso contenuti. Che è una collection, una lista. Observa con la lista una famiglia di collection di JavaFX. Questa è l'elenco, è una collection, mi dà la collection associata, boxcorso.getItem, mi restituisce la collection associata alla choicebox. A questa collection posso benissimo aggiungere ad all tutti gli elementi di un'altra collection. E quindi
corsa. E così aggiungo tutte queste voci alla tendina. Nel controller si capisce cosa sto facendo, ma non è inquinato da tutti i metodi del DAO. Vogliamo eseguirlo, non funzionerà mai al primo colpo. Ha funzionato al primo colpo, tranne per un piccolissimo dettaglio. Il piccolissimo dettaglio è che in questa tendina c'è item 1, item 2, item 3 che erano già nell'FXML, sapete che lo scene builder li mette dentro. Vabbè, li dobbiamo buttare via. E l'altro dettaglio è che lui, poverino, ha una collection di oggetti di tipo corso, ma non sa come stamparli, perché l'oggetto corso non ha ancora definito il metodo toString. Vabbè, ma questo, solo perché sono 17:29, non lo facciamo adesso, lo facciamo domani, ma ci porterà via un minuto. Dobbiamo definire un toString per l'oggetto corso, in modo da decidere come vogliamo che venga visualizzato nella tendina, ma qui ci convince ancora di più che sono gli oggetti che sono finiti nella tendina, e poi buttare via questi item. Ma buttare via item vuol dire pulire la collection prima di aggiungere. Punto clear. Ok? Allora, i primi 5 minuti domani finiamo questo, ma nel frattempo provate a pensarci, riguardarvelo, così se avete delle domande andiamo a riprenderle e le approfondiamo. Buona serata.